Ciao, allora oggi non avevo niente da dire, cioè praticamente non ho nulla da fare, allora ho deciso di fare un bel video. Preparatevi con me! Ok, non sono una beauty guru, non ho da dare nessun consiglio, però vabbè, insomma, si chiacchiera e si sta un po' insieme. E niente, insomma, cosa mi è successo in questi giorni? Niente di particolare. Mi sto pettinando la barba con questa fantastica, faccio come le guru, con questa fantastica spazzola che serve apposta per la barba. Non ho fatto niente di particolare, niente di nuovo e di interessante da raccontare. Semplicemente ho aperto la pagina Facebook, dato che nel precedente video, appunto, dicevo, in uno dei precedenti video dicevo se aprirla o meno, e dato che le risposte, a parte una, sono state tutte positive, allora ho deciso di aprirla. Sono contento di... L'altro giorno mi sono bruciato qui i peli della barba con l'accendino mentre mi accendevo la sigaretta, perché la fiamma era alta. L'unico problema di avere la barba è che devi stare attento, oltre a riempirsi di odore di cibo, ovviamente non puzzi se te la lavi, oltre a riempirsi di odore di cibo devi stare attento se fumi, soprattutto ai baffi e a qui. E infatti io mi sono bruciato e i peli sono lunghi, cioè questi peli qui sono lunghi la metà degli altri, ma non importa, chi se ne frega, cresceranno, no? Quindi alla fine chi se ne frega. Niente, ora mi spazzolo per bene la barbina, così almeno riossigeniamo un po' sta cavolo di pelle. E basta, poi mi metterò a fare il contorno, tutto quanto, mi metterò un po' in ordine perché veramente faccio schifo. Sono giorni che non mi curo, non che io sia uno che si cura tanto, però insomma, no? È sempre bello curarsi. Ogni tanto concedersi qualche momento di distrazione. Mamma mia, che schifo. Comunque, insomma, adesso mi pettino per bene la barbina. Se state chiedendo perché uso questa spazzola, appunto è una spazzola apposta per la barba, che serve per... perché la barba non va mai pettinata col pettine, al contrario di quello che fanno in molti, la barba non si pettina mai con il pettine, perché sennò si rovina. Ecco, invece bisogna usare la spazzola. Vabbè, io ho quella apposta, però insomma, se è una spazzola è meglio. Molto bene. Adesso ci mettiamo il bel becco duca, come diceva qualcuno qui su YouTube, il becco duca. Tac, no. Tac, il becco duca messo. Adesso non mi mettete a ridere, perché ovviamente se devo fare il contorno e il baffo non deve essere assolutamente toccato, devo metterlo anche qui. Quindi voi donne, è inutile che dite che solo il vostro curarvi è lungo e faticoso, anche quello di noi maschi. Ma che bello che sono. E niente, praticamente, insomma, adesso andrò a fare il contorno della barba. Dicevo, in questi giorni non è successo niente di particolare, a parte la pagina Facebook, che metterò il link qua sotto, mi raccomando. Mettete un mi piace, facetemi sto piacere, ya, come ho scritto ieri, come diceva la Sofia Loren. Insomma, è una vita di stenti, ma qualcuno la deve pure fare. Molto bene. Andiamo di schiuma da bar. Praticamente... prima la barba me la facevo anche sotto qui. L'ultima volta che sono stato dal mio barbiere di fiducia, perché sì, esistono ancora i barbieri a Milano e qualcuno ci va oltre che i vecchi, l'ultima volta che sono stato dal barbiere a Milano, qua a Milano, mi ha detto di non farla lì sotto, che vuole provare a fare un effetto più riempitivo. Ci metterò una vita per la crescere lunga, quanto è lunga quella, tutta questa, insomma, però dai, insomma ci si provano.
mentre alla fine basta che diventa un po' più piena, giusto per così che non si veda lo stacco. Ma vabbè, insomma, che si fa per campare. E a proposito di vecchi, l'altro giorno volevo mettermi lì a fare un momento di sclero filosofico, perché praticamente in metro mi è capitato, di sicuro sarà capitato anche a voi se prendete la metro spesso, anche se la prendete poco, comunque sarà capitato anche a voi, ci scommetto l'osso del collo, praticamente mi è capitato che stavo aspettando la metro in Duomo, vabbè, dico Duomo perché sono sempre lì, quindi stavo aspettando la metro in Duomo e praticamente sulla banchina c'era un vecchio, anzi una vecchia, che era tutta dolorante, già per far capire alla gente che se fosse salito, se fosse entrati in metro dovevamo lasciarla sedere. Niente, arriva la metro e cosa succede? La signora, appena le porte si aprono, scatta con una velocità demoniaca, cioè più veloce di me, e va a sedersi nell'unico posto libero del vagone. Ma voi, adesso spiegata così, dico, si dice, vabbè, no, dovevate vedere la velocità con cui la signora si è appropinquata al sedile. Appena si è seduta, poi faceva così. Ora, se non riesci a muoverti, non correre, e se una non riesce a muoversi, non credo che sappia correre in quella maniera, quindi brutta stronza, la prossima volta col cazzo che ti do il posto, la prossima volta mi fiondo, uso tutta la mia energia che non ho, mi fiondo, uso tutta la mia energia e mi siedo al posto tuo. Perché sì, bisogna portare rispetto ai vecchi, ma i vecchi li devono portare anche a noi giovani e non pigliarci per il culo. Allora, un posto io sulla metro tendo a darlo solitamente, no? Perché vabbè, insomma, regole di convivenza civile. Però se mi devi pigliare per il culo facendo quella che non riesce a muoversi e poi ti fiondi come una faina sul posto, questa cosa mi fa girare i peglioni. Ma non è finito qua, perché in passato mi è capitato anche di una scena simile, praticamente simile, insomma, una scena più o meno così. Ero praticamente sempre in Duomo, guarda caso, e stavo aspettando la metro e c'era sta vecchia. Lei non si lamentava, però vabbè, ho detto, se non c'è posto la faccio sedere, all'en educato, all'en rispettoso, è una cosa che si vede poco, ma vabbè, ho detto, la lascio sedere. Si aprono le porte, c'era due posti liberi, uno viene occupato e l'altro appunto c'era lei e c'ero io. Allora cos'è che ho deciso? Cioè cos'è che ho fatto? Semplicemente le faccio, prego, si sieda. Lei mi ha guardato malissimo dicendo, io non sono vecchia, non ti permettere mai più. Allora brutta stronza, la prossima volta col cazzo che ti faccio sedere. Che poi questa è una di quelle che prima fa la scena, poi se non le dai il posto si offende, perché poi alla fine si è seduta. Questa è una che fa la scena, ma dopo si va a sedere. Quindi, carina mia, la prossima volta col cazzo che ti faccio sedere, col cazzo che ti dico prego. Tanto comunque, facendo più o meno tutti i giorni la tratta Duomo e casa mia, la gente che becco più o meno è sempre quella. Gente che esce dal lavoro, gente che sta, gente che dista. E quindi, cioè, so che ti beccherò prima o poi, maledetta. E quando ti ribeccherò, col cavolo che ti faccio sedere. Col cavolo. Se stai vedendo questo video, non ci provare nemmeno. Perché ti uccido. No, non ti uccido, ma non ti faccio sedere. Anzi, mi godo il posto, la facciaccia tua. Ah, vabbè. Niente. Il bordo l'ho fatto, direi che è venuto abbastanza bene. Ora
mi faccio lo scrub, io di solito uso questo, anche se l'ultima volta ho fatto una stronzata, uso questo Dark Angel, che sarebbe il diavolo a fior di pelle della Lush, anche se l'altra volta l'ho usato nel far la doccia. E cos'è che mi è capitato praticamente per la mia intelligenza? L'avevo appoggiato sul bordo della vasca e praticamente si è riempito, non riempito, però è andata dentro un po' d'acqua, e tuttora è diventato una poltiglia totalmente molle, che, cioè, boh, sarà ancora buono da usare? Vedremo, lo vedremo. Vabbè, scrivetemelo qua sotto se anche a voi è capitato, se perde l'efficacia così. Adesso la prima volta che lo vediamo se c'è ancora i grani. Vabbè, fatemi sciacquare la faccia. Vabbè, niente, questa è stata la cosa più eclatante che mi è successa in questi giorni, quindi voi penserete che ho una vita di merda, e in effetti è così, ma vabbè, insomma, non si può avere tutto dalla vita, no? Tra l'altro pensavo, sto parlando di cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, ma credo sia così che si fanno questi video, no? Vabbè, dicevo, tra l'altro, dato che mi è stato richiesto, pensavo di fare in questi giorni, credo mercoledì o giovedì, il video del boyfriend tag, così vedete quel pistola del mio amoroso. Gliel'ho già detto, dice che si vergogna, ma tanto alla fine è egocentrico e quindi lo farà. Io tipo c'ho il naso chiusissimo per via dell'allergia, maledetta, l'antistaminico non serve a una beata mazza, cioè nonostante ci dicano che di usare gli antistaminici non servono a niente, almeno per me. Adesso hanno fatto quelli nuovi, mi sono informato, adesso hanno fatto quelli nuovi che praticamente non danno più il senso di sonnolenza, perché mi ricordo che ai tempi in cui andavo alle superiori, un giorno presi l'anti... cioè, un giorno, come tutti i giorni prima di andare a scuola, presi l'antistaminico. Si vede che quel giorno l'allergia era più forte del solito, e praticamente, dato che non so come mai mi trovassi accanto alla cattedra, cosa da spiegare, oddio, che schifo, non so come mai mi trovassi lì, ma praticamente ero lì con gli occhi che mi si chiudevano, cioè in realtà sembrava uno che si era fatto di qualcosa, che era così, perché l'antistaminico in fondo ti fa un pochettino, no? Almeno ti faceva quelli di un tempo. Sembrava che veramente mi ero fatto di qualcosa, ero tipo una roba del genere. E che dopo un po' mi sono addormentato, ovviamente. Oddio, che schifo. Ovviamente mi sono addormentato, con nota della professoressa, se non sbaglio era quella di matematica, sì, era quella di matematica, perché non la sopportavo, e del resto io non sopporto la matematica, tipo la mia media era quella del 2, la mia media era del 2 in matematica, perché facevo veramente schifo, era una cosa imbarazzante. Però un'estate, studiando con una mia amica, una che era venuta a farmi ripetizioni, però poi è diventata mia amica, mi ha fatto passare il debito, che non è servito a niente, perché praticamente l'anno dopo l'ho ripreso. Ma vabbè, mi sciacquo. Ma solo io quando faccio lo scrub ho paura di passarmi l'acqua intorno agli occhi e rimango circa 10 minuti così, sperando che la cosa se ne vada via da sola, ma mai accadrà. Non so, mi terrorizza il fatto che le sperette della roba possano entrarmi dentro negli occhi. E allora tendo a lavare la parte degli occhi per ultima, quando prendo coraggio, con tutte delle maniere assurde, con delle manovre assurde, vedete, quello che qua dentro, mi fa paura, forse devo chiudere gli occhi e fare come se mi lavassi la faccia, però lì
sarebbe assodato il fatto che lo scavo mi crede negli occhi. Insomma, ho paura, ho l'ansia, mi sciacquo, con un minutino mi sciacquo. Allora, cosa facciamo? Facciamoci le sopracciglia. Ora, sfatiamo il mito, non me le rifaccio, o meglio, mi tocco solo qui. Cioè, qualche pelo che mi spunta qui, vedete, me lo faccio. Questa è completamente la mia forma naturale, è uguale a quella di mia madre. Ovviamente mia madre se le curava di più di me, però questa è la mia forma. Invece tempo fa me le rifacevo, se andate a vedere i video vecchi sul canale, vedrete che avevo le sopracciglia più sottili. Invece queste sono le mie. Ok, finita anche questa tragedia delle sopracciglia. Avete visto che faccio solo in mezzo, anche perché di certo non me vado a farla alla De Gabbiano. Non sono più zarro come ero prima e quindi lascio che madre natura faccia il suo corso. Anzi no, dovevo lavarmi la barba. L'altra volta, sempre quando sono stato dal parrucchiere e barbiere, mamma mia, quante discussioni abbiamo fatto. Oltre che mi hanno detto che assomiglia a George Michael, ed è una cosa che mi dicono da sempre, dovete morire, perché io non assomiglio a George Michael, cioè, ti prego, no. E quindi, oltre a dirmi questa stronzata, io averlo minacciato di querela, no, non l'ho minacciato, però mi ha detto che io di solito usavo il balsamo per lavare la barba. E mi fa, no, non usare il balsamo per lavare la barba, devi usare lo shampoo apposta per la barba. Ora, già la pasta per capelli che compro mi costa, non so, non c'è scritto, però costa l'ira di Dio, tipo 40 euro, 30 euro, 40 euro, ok, che non ne devi mettere tantissima, però costa. Infatti per quello ci vado così poco dal parrucchiere. Quindi, oltre a quello, mi sarei dovuto comprare la cosa della barba. Ovviamente, vabbè, i parrucchieri tendono a vendere i loro prodotti, perché lo so anch'io che lo shampoo per la barba è meglio, e anche il tonico, quello che metti dopo, tipo una sorta di tonico balsamo che serve per ammorbidirla. Però veramente, così vedo fuori di lì che spendo più o meno 150 euro, non c'ho voglia, cioè non c'ho voglia, non ne ho, e quindi nada. Avevo pensato di utilizzare, dato che ha detto che quello là era troppo, cioè che un balsamo è troppo aggressivo, avevo pensato di utilizzare il detergente intimo. Non lo so, sta cosa mi turba, anche perché sì, posso usare il detergente intimo, ma poi c'ho la faccia che sta di culo. Colgo la palla al balzo per dire, per rispondere, anche se in realtà l'ho già fatto, a un commento che ho ricevuto sotto il video dove vi chiedevo se aprire o meno la pagina Facebook. Allora, mi è uscito un brufolo qui, tipo porro di strega, ma vabbè, andrà via. E un uomo, ora non mi ricordo bene il nome, dovrò vedere. Vabbè, praticamente ho ricevuto solo risposte positive all'apertura della pagina, tranne che da quest'uomo che mi diceva no, non lo aprire perché non sei costante coi video. Io già gli ho risposto, perché comunque, come vedete, tendo a rispondere più o meno a tutti. Cioè, di solito tendo a ringraziare perché non so che altro dire, cioè mi fate un complimento, io ringrazio perché è giusto così, si ringrazia la gente che ti scrive, no? La gente che ha guardato il tuo video che ti scrive. Ma vabbè, tornando al discorso di prima, appunto questo uomo mi diceva che non sono costante nel fare i video. Ora, a parte il fatto che non credo di avere abbastanza argomenti da fare video ogni santissimo giorno, anche perché oltre a YouTube ovviamente c'è una vita dietro che va vissuta, e insomma, quindi come tale si deve, e quindi la vivo. Ma a parte quello, se io facessi video tutti i giorni, potrei anche mettere lì e fare video tutti i giorni, ma risulterebbero di una cosa, cioè, per il fatto che non sapete di che cosa parlare, probabilmente vi parlerei delle mie unghie dei piedi, non lo so. Ma non è bello. Ma a parte questo,
cioè di che cosa, boh, cioè risulterebbero finti i video, perché farei i video semplicemente per monetizzare, come dice la diva, o per, non so per quale altro motivo. Lo faccio quando c'ho qualcosa da dire. Oggi non avevo niente da dire, però ho fatto un video. Insomma, quando ti senti in vena di farlo, lo fai. Credo funzioni così. Non ho contratti con nessuno, quindi posso fare video quando voglio, e quindi può capitare che una settimana non ne faccio e che in una settimana ne faccio 5. Ovvio, no? Ora farò una cosa molto porca. Chissà se la diva del tubo la riterrà fetish, cioè mi devo levare la maglietta, niente di che. Non vedrete niente di che, perché non ho nulla da mostrare. Niente, l'abbiamo cisti cavolo di cappello. Wow. Sto guardando la tavola. Faccio veramente schifo. Laviamoci. Una cosa che io odio dei miei capelli è che sono stra mega super lisci, e io odio sta cosa, io li vorrei mossi, cioè ho i capelli liscissimi tanto che sembra veramente che ho passato la piastra, ma non è così, la piastra non la passo. E quindi è una cosa che mi urta e mi turba, la cosa di avere i capelli lisci. E se non metto su qualcosa, mi si appiattiscono e mi vanno davanti alla fronte. Avete presente Costantino Vitaliano? Ai tempi dei tempi, che aveva la staccazza di frangetto oscena e orribile. Ecco, così mi vengono i capelli. E io, dato che col cavolo, che voglio avere i capelli più puri, me li faccio. Uso questa cavolo di pasta. No, questa è cera. No, è anche pasta, è pasta. C'è scritto pasta, tenuta forte. For boys and girls. Ma vabbè. Da un po' di tempo, sto mettendo la crema, da un po' di tempo avevo, mi è, no, avevo, da un po' di tempo mi è balenata la voglia. No, non l'ho messa negli occhi. No, non è che mi è balenata, mi è scaturito un amore assurdo per i Carlini. Solo che, allora, io volevo una Carlina femmina, una cucciola di Carlina femmina. So che mi direte valla a prendere in canile, ma non ci sono. Io vivendo in appartamento a Milano non posso assolutamente permettermi, anche perché sennò la padrona credo che mi cacci, di prendere un cane grande. In canile tre quarti dei cani purtroppo che ci sono grandi, ed è un problema, perché io li prendo, cioè allora io tipo se andrei là li prenderei tutti, qui ogni animale che vedo deve essere mio. Adesso mi ritrovo solamente con uno stupido shih tzu che tra l'altro neanche mi caga, e quindi vabbè. E quindi dicevo che mi ero appassionato alla razza del Carlino, che trovo oggettivamente bruttissimi, ma che trovo allo stesso tempo bellissimi. Cioè, il fatto che siano grassi, che abbiano l'asma, tutto ciò mi fa impazzire. E quindi voglio una Carlina femmina, e voglio chiamarla Maria Carla. Quindi, voi conoscete qualcuno che ha un Carlino che ha appena avuto un cucciolo femmina? Sarebbe disposto a regalarmelo? Dico, piuttosto che lasciarlo in mezzo a una strada. Dopo questo video di sproloqui, penso che, non so se vi sia interessato, magari avete stoppato. Vabbè, fatemi sapere se vi è piaciuto il tipo di video. Ovviamente non lo posso fare ogni giorno perché gli argomenti vengono a mancare. Mettete mi piace alla pagina Facebook che troverete qui sotto. Seguitemi su Instagram. E insomma niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!